organizzati, determinati, crudeli, pronti a tutto. Lo sterminio è il loro mestiere. Sono manipolati? Condizionati? Dominati? Sono solo uomini malvagi al servizio di una folle ideologia? O più sinistramente incarnano la banalità del male? Nicht Hitler. A deportarmi e pestarmi. Non sono stati Hitler, Göring, Goebbels, Himmler o chi altro fra quelli, no. Sono stati il calzolaio, il vicino, il giornalaio, il lattaio, il postino. Gli hanno dato un uniforme, una fascia da mettere al braccio, un berretto con sopra un teschio e sono diventati la razza padrona. Non discutono mai gli ordini. Sono votati incondizionatamente al Führer. Sono gli uomini delle unità testa di morto. Sono gli squadroni della morte. Sono le Germania 1918, alla fine della Prima Guerra Mondiale. Il trattato di pace di Versailles impone: l'esercito tedesco, la Reichswehr, deve essere formato da 100.000 uomini, non uno di più. Molti ufficiali anziani e vecchi soldati di professione allora si uniscono e formano i Freikorps. Sono unità di polizia improvvisate. Sostengono le attività politiche del Deutscher Arbeiterpartei, il partito dei lavoratori tedeschi. 1919, la Germania è sull'orlo di una rivoluzione. In Baviera il partito dei lavoratori ha cominciato a reclutare nuovi membri e, uscito dalla clandestinità, organizza pubbliche assemblee. Agenti dei Freikorps in incognito partecipano a queste riunioni. Devono valutare la forza di questi piccoli gruppi, reclutare nuovi elementi, estendere il proprio controllo sul partito. Uno di questi agenti in incognito è un ex caporale del reggimento di fanteria bavarese List. Il suo nome è Adolf Hitler. Settembre, l'ex caporale viene iscritto con la tessera numero 7. Raggiunge in pochi mesi i vertici dell'organizzazione. Ottiene che il partito cambi nome. Il Partito dei Lavoratori diventa il Partito Nazionalsocialista. Confusione, incertezza, tensioni politiche, scontri con gli oppositori, tumulti. Per proteggere i suoi oratori, il Partito Nazionalsocialista forma la cosiddetta sezione sport e ginnastica. Ernst Röhm, ufficiale della Reichswehr, responsabile della fornitura clandestina di armi ai gruppi di destra e ai Freikorps, arruola altri uomini. La sezione sport e ginnastica prende il nome di SA, Sturmabteilung, truppe d'assalto. Novembre 1923, Putsch di Monaco. Adolf Hitler proclama l'inizio di una rivoluzione su scala nazionale. Il tentato colpo di Stato in Baviera finisce in un bagno di sangue. Ora Hitler e i suoi seguaci hanno i loro caduti. Il Partito Nazionalsocialista e le SA vengono interdette. Adolf Hitler viene arrestato. Dicembre 1924, il leader nazionalsocialista viene scarcerato. Preoccupato dall'inefficienza delle sue guardie del corpo, decide di creare un reparto speciale per la sua sicurezza. Dai 25 ai 35 anni,
di forte e sana costituzione, di buona reputazione, senza precedenti penali. Le istruzioni per il reclutamento dicono testualmente: gli ubriaconi, le male lingue e gli altri delinquenti abituali non devono essere presi in considerazione. Ci sono regole di condotta e di comportamento rigidissime. Questa nuova unità di guardia del corpo deve essere il risultato di una selezione accurata. La scelta del nome Schutzstaffeln, squadre di protezione, viene attribuita a Hermann Göring. Ogni nuova recluta ammessa alle SS deve giurare fedeltà non al partito, ma ad Adolf Hitler in persona. Noi portiamo il teschio sui nostri berretti neri come avvertimento per i nostri nemici e per far sapere al nostro capo che siamo pronti a morire per lui e per i suoi ideali, dicono. Il futuro Führer ne è entusiasta. Esige che le SS custodiscano la Blutfahne, lo stendardo insanguinato, il simbolo del Putsch di Monaco. La Blutfahne sarà usato per consacrare al folle culto nazionalsocialista tutte le bandiere del Reich. Nei primi anni di vita, le SS non hanno un vero e proprio ufficiale comandante. Di fatto, le controlla Ernst Röhm con i suoi gerarchi delle SA. Poi, ai vertici delle SS, arriva Heinrich Himmler, nazista della prima ora, membro del Freikorps Reichskriegsflagge. Himmler parla a voce bassa, non ha l'aspetto di un soldato. Sembra un maestro di scuola elementare. All'inizio, gli uomini dell'SA pensano di poter gestire questo nuovo arrivato come tutti gli altri, ma non andrà così. Himmler è pignolo, ha un grande intuito organizzativo, è animato dal desiderio di compiacere i suoi superiori. E questa sua dedizione viene ricompensata nel 1929. Hitler nomina Heinrich Himmler Reichsführer delle SS. Sarà il pianificatore e l'organizzatore dei campi di sterminio. I suoi ordini condanneranno a morte milioni di persone. È l'uomo al quale la storia tedesca deve alcune delle sue pagine più terrificanti. Di se stesso diceva: «Sono un boia senza pietà». Himmler in persona cura i dettagli della loro uniforme. Berretto nero con fregi d'argento, al centro un teschio. La svastica su un bracciale rosso bordato di nero. L'inizio non è facile. Le SS sono poche reclute, meno di 300 uomini. Gli ordini di Himmler sono precisi. I miei soldati devono essere alti almeno 1,70 m, biondi e con gli occhi azzurri. Himmler esamina una a una le fotografie dei candidati. Il folle obiettivo: creare un ordine dal sangue puro al servizio del Reich. Le SS dovranno essere i primi di una razza padrona, destinata a dominare la Germania e il mondo. Dicembre 1931, ordinanza sul fidanzamento e matrimonio delle SS. Nessuno di loro può sposarsi prima che l'albero genealogico della futura sposa venga analizzato dai funzionari di un nuovo dipartimento,
il famigerato Ufficio della Razza. In un ordine di Himmler si legge: alle SS sia chiaro che questa ordinanza è un provvedimento della massima importanza. La derisione, il disprezzo e l'incomprensione non ci preoccupano. Il futuro è nostro. Le Schutzstaffel sono già 10.000. Sei mesi dopo, nel giugno del 1932, sono 40.000. Hitler scrive al comandante delle SS di Berlino una lettera di ringraziamento in cui compare la frase: camerata delle SS, la tua fedeltà è il tuo onore. Diventerà il loro delirante motto. Deutschland! Gennaio 1933. Il vecchio presidente Hindenburg nomina Adolf Hitler cancelliere del Reich. Due mesi più tardi, il Reichstag, il parlamento tedesco, viene incendiato. Hitler incolpa i comunisti, fa approvare un decreto di emergenza, sospende le libertà costituzionali, conferisce alle SA e alle SS pieni poteri. Le nuove forze di polizia cominciano immediatamente a fare retate tra i dissidenti politici. Socialdemocratici e comunisti sono rinchiusi in campi di prigionia. Questo servizio rappresenta l'onore più alto, afferma Theodor Heicke, ispettore delle unità Testa di Morto, l'uomo che progetta e rende operativo il primo lager nazista, Dachau. Le sue disposizioni sul servizio di guardia impongono durezza verso se stessi e verso i nemici. Le operazioni di scarico dei detenuti. Disordinato è sbagliato, ordinato è giusto. Lo smistamento dei detenuti dagli autocarri. Senza sorveglianza è sbagliato, con la sorveglianza è giusto. Dicevano che eravamo stati avvertiti, che eravamo tutti traditori della patria, nemici della Germania, e quindi bisognava essere inflessibili. Eravamo stati avvertiti. Eravamo stati avvertiti. Marzo 1933. Himmler invia a Berlino un contingente di 120 uomini. Li comanda Josef Sepp Dietrich, ufficiale bavarese. Sono i Sonderkommando Berlin. Pochi mesi dopo il nome cambia. Diventano le Leibstandarte SS Adolf Hitler. Sono la guardia personale del Führer. 800 uomini scelti che vegliano sulla sicurezza di Hitler. Alla Feldherrnhalle le SS giurano fedeltà e obbedienza. Obbedienza fino alla morte. 50.000 uomini disposti a tutto in nome di una perversa ideologia. Nessuno può sfidare il loro dominio. E Himmler. So che esistono persone che si sentono venir meno quando vedono queste uniformi nere. Noi ne comprendiamo il motivo. È l'esaltazione del terrore. Gli ordini di Hitler sono chiari. Devono anche imparare a combattere. Settembre 1934. Nascono le unità armate SS. Un corpo di soldati scelti a disposizione del Führer. La loro storia sarà documentata fino alla fine. Queste sono le rarissime immagini conservate nel Bundesarchiv. Il generale Paul Hauser riceve ordini precisi. Deve creare una scuola allievi ufficiali per le SS. Hauser ama la disciplina, ma è anche un uomo raffinato. Sceglie di riorganizzare la scuola di addestramento di Bad Tölz. È un uomo ambizioso. Chiama le nuove accademie Junkerschulen, scuole per giovani nobili. I cadetti devono imparare l'arte della guerra. Le SS mettono a punto un efficiente sistema di addestramento militare.
Il cadetto impara a maneggiare le armi, a muoversi su terreni difficili e le basi della tattica militare. Perché questa mania di perfezione? Perché questo culto del pensiero e delle arti? In realtà, il loro scopo è creare una macabra estetica della guerra e della morte. Hauser vuole formare ufficiali in grado di combattere correndo. La tattica dell'assalto veloce per disorientare il nemico. Per allenare i soldati, le SS non badano a spese. A Bad Tölz ci sono uno stadio per il calcio e l'atletica. Tre diverse palestre per il pugilato, la ginnastica e gli sport a squadre. Una piscina riscaldata e una sauna. Gli istruttori dei cadetti sono tutti estremamente qualificati. Di 12 allenatori, 8 sono campioni nazionali. Himmler autorizza i duelli con la spada o la pistola. Afferma: ogni SS ha il diritto e il dovere di difendere il suo onore con le armi. Queste accademie devono gareggiare e vincere contro le squadre della Wehrmacht e della Luftwaffe. La recluta resta tale finché non termina il primo corso e supera gli esami di idoneità fisica e ideologica. Solo allora gli è concesso di prestare giuramento. Dice Himmler: un giuramento non è sufficiente. È essenziale che ogni uomo sia devoto fin nel profondo del suo animo. Le reclute che prestano giuramento assumono il rango di uomo delle SS. Chi raggiunge una posizione di comando riceve doni esclusivi. Pugnali con l'iscrizione «La tua fedeltà è il tuo onore». Anelli e spade decorati che evocano il glorioso passato della Germania. Per Himmler, la storia tedesca è la preistoria del nazionalsocialismo. Heinrich Himmler è un grande appassionato della storia dell'ordine dei cavalieri teutonici, delle leggende medievali sulla cavalleria, delle tradizioni tedesche. Vuole recuperare i simboli di quella tradizione, la croce di ferro, i colori bianco e nero. Utilizza anche antichi caratteri runici. Uno di questi diventerà tristemente noto. È la doppia Sigrune, la doppia S. Himmler è un fanatico dell'occulto e del paranormale. Crede di essere la reincarnazione di Enrico I di Sassonia, detto l'Uccellatore, colui che nel 919 fu consacrato primo re di Germania. È seguito come un'ombra dal suo massaggiatore personale, uno strano pranoterapeuta, una sorta di sciamano guaritore che lo assiste e lo consiglia in ogni circostanza. È sicuro di sé, si sente come ispirato da quelle dottrine occulte che per lui sono una pratica di fede quotidiana. Il tempio di questa religione
è in Vestfalia, è nel cuore della foresta di Teutoburg, è l'antico maniero di Wewelsburg. Il castello fu eretto in pieno medioevo. La sua pianta è a forma di lancia, come la lancia sacra di Longino, l'arma di ogni potere. Himmler lo vuole, ne entra in possesso e lo elegge a santuario di questa malefica e trista religione. Annessi a questo santuario del male, fonda prima una vera e propria università dell'occulto, poi un centro di addestramento per la formazione e l'iniziazione degli uomini eletti delle SS. È il fiorfiore della gioventù tedesca. Requisito imprescindibile per la missione, un certificato. Tutti devono dimostrare di essere ariani almeno dal 1750. E il dono di benvenuto è un anello d'acciaio con incisa la firma dello stesso Reichsführer delle SS. L'addestramento alla guerra va di pari passo con lo studio degli elementi fondamentali del nuovo culto nazista. I giovani SS, gli apprendisti superuomini, devono conoscere innanzitutto il lascito degli antenati germanici. Studiano con attenzione le rune, gli antichi simboli della tradizione, i segni di un sapere iniziatico destinato a perpetuare la razza degli eletti. Altra materia fondamentale è la geomanzia. È la dottrina che studia la forza primordiale e magnetica della Terra. Il castello di Wewelsburg, secondo tale dottrina, si trova su una delle direttrici di questo fiume di energia sotterranea. Le SS, da soldati, diventano così anche monaci e sacerdoti di una casta esclusiva. Himmler fa scavare una sala circolare nei sotterranei del castello. È il luogo più recondito, il più inaccessibile. È il Sancta Sanctorum di questa maligna religione delle tenebre. Disposti in cerchio 12 piedistalli di granito, 12 come i mesi dell'anno, 12 come gli apostoli, 12 come i cavalieri della tavola rotonda. Ogni anno, a ogni solstizio d'inverno, si ripete la cerimonia delle cerimonie. 12 ufficiali scelti delle SS danno fuoco a uno stendardo insanguinato. È il vessillo consacrato da Hitler durante il rito di commemorazione per i primi martiri del nazismo. E quel fuoco deve evocare lo spirito degli antichi maestri sconosciuti. Questo cerimoniale di fuoco e ombre è ispirato a un antico rito tibetano, il rito dell'aria soffocante. Il fumo dai sotterranei si diffonde in tutta la sala, passa attraverso una grata a forma di svastica, arriva al piano superiore. Qui altri ufficiali in divisa nera, come nuovi sciamani, dalle grigie spire del fumo, traggono presagi per il futuro. Poco distante dal castello di Wewelsburg, nel cuore della foresta, Himmler ha scelto un altro luogo deputato per le sue macabre liturgie. È un luogo spettrale, dove la natura stessa appare pietrificata. Le rocce sembrano meteoriti piovute dal cielo. L'acqua è ferma, immobile, irreale. È quasi la scenografia naturale per un demoniaco Sabba. Himmler ha trovato per il suo Führer l'isola dei morti. Qui ogni anno, al solstizio d'estate, i figli eletti del Reich celebrano Odino, l'antico dio della guerra dei popoli del nord. Il rituale dura tutta la notte
appena rischiarato dal riflesso delle fiamme di un gigantesco falò. Ai bagliori di luce, quando il primo raggio del sole attraversa questo foro scavato nella roccia, quei guerrieri vestiti di nero devono tornare al castello. Nelle rocce, oltre alle antichissime rune, sono incisi simboli pagani e precristiani. Il simbolo celtico dell'albero della vita, dall'alto, domina su tutto. E poi, ancora una volta, il culto ossessivo della morte. In una tomba, scolpita nella roccia, l'iniziato simula lo stato di morte per una notte intera. Quel sonno macabro e innaturale deve risvegliare nel soldato la forza, l'energia, la potenza che è ancora nascosta in lui. Una morte mistica per raggiungere l'immortalità. Le SS sono uno Stato all'interno dello Stato. Uomini che rispondono delle loro azioni soltanto a Himmler e al Führer. Tra questi uomini, ai vertici dell'organizzazione, c'è uno degli individui più temibili e crudeli che abbiano mai indossato l'uniforme nera delle SS. È un ex ufficiale espulso dalla Marina. Il suo nome è Reinhard Tristan Eugen Heydrich, capo della Gestapo, i servizi segreti, responsabile del Sicherheitsdienst, i servizi di sicurezza, capo della polizia giudiziaria e della polizia criminale. Per molti è un giovane malvagio, dio della morte. Era una potenza assoluta, aveva in mano l'intero esecutivo, polizia giudiziaria, servizi di sicurezza, la direzione generale della sicurezza del Reich, la Gestapo. Praticamente decideva della vita e della morte di chiunque. Reinhard Heydrich è l'incarnazione del nazionalsocialismo. È un uomo crudele, freddo, amorale e animato da un'insaziabile sete di potere. È convinto che ordine e organizzazione rendano tutto possibile, annientare gli avversari, conquistare imperi, creare una nuova razza. Il Führer lo definisce l'uomo dal cuore di ferro. In lui vede il perfetto ariano, il futuro del suo popolo. Heydrich è alto, biondo, sportivo, intelligente, duro, inflessibile, malvagio. Contrariamente agli altri pezzi grossi, Heydrich era quello che si sarebbe definito un ariano puro sangue. Era alto, biondo, un gigante. Era per così dire l'incarnazione ideale dell'ariano. Heydrich era veramente un tipo di persona che non si era mai vista prima d'allora. Era l'incarnazione di un apparato di sterminio. Se la guerra fosse durata più, Reinhard Heydrich sarebbe stato il successore. Su questo non si discute. Era il prototipo di ciò che Hitler desiderava. Era la brutalità fatta persona. Der Unmensch in Person. Il suo compito era individuare ed eliminare gli avversari del Partito Nazionalsocialista o di farli internare nei campi di concentramento attraverso la Gestapo. Era questo il suo compito. Compito che non gli invidiavo certo. Non so quanti fossero in grado di fare le cose che ha fatto lui. Eppure, dietro questa apparenza di perfetto nazionalsocialista, Heydrich nasconde quello che secondo i nazisti è un marchio infamante. L'uomo dal cuore di ferro, il freddo esecutore di ordini, il temutissimo capo della Gestapo, ha antenati ebrei. Heydrich tenta di distruggere tutte le prove,
ma non riesce a impedire ai suoi avversari di venire in possesso di notizie che accertano le sue origini. Una speciale commissione del servizio informazioni del partito lo assolve e dichiara che Heydrich non ha sangue ebreo nelle vene. Ma le voci sulle sue origini continuano a circolare e lo costringono a più di una causa per diffamazione. È possibile distruggere un uomo solo con la lingua. Non so se mi spiego. Magari poi si ritratta tutto. Mi dispiace di aver detto quella cosa, non è vera. Qualcosa resta sempre. Hitler e Himmler hanno sempre saputo. In un primo tempo, Himmler avrebbe voluto rimuovere da ogni incarico Heydrich. Poi cambia idea. Anche Hitler, che lo considera uomo intelligente ma estremamente pericoloso, decide che Heydrich può essere utile alla causa del nazionalsocialismo. Il Führer capisce però che un uomo del genere va tenuto in pugno. E proprio le origini non ariane del capo della Gestapo servono perfettamente a questo scopo. Sono una temibilissima arma di ricatto. Himmler pensò che gli tornasse utile, perché Heydrich sarebbe stato più scrupoloso sul lavoro. Era una mossa tattica tipica di Himmler. Infatti Heydrich si sarebbe tradito se avesse graziato o salvato questo o quell'ebreo. Al contrario, si sarebbe mostrato ancora più inflessibile per dimostrare di essere un vero germano. Reinhard Heydrich deve continuamente dar prova di se stesso. Un'energia nervosa e spasmodica lo anima. Vuole saperne sempre più di tutti gli altri. Ama eccellere in tutti i campi. Le sue prestazioni sportive sono superiori alla media. Himmler dice di lui: non ha mai un momento di riposo e di distensione. C'è sempre qualcosa che lo angustia. E aggiunge: ho tentato di aiutarlo e contro la mia convinzione ho ammesso la possibilità che la percentuale di sangue ebreo sia in genere sopraffatta dalla qualità migliore del sangue ariano. Heydrich vive un perenne e continuo desiderio di rivalsa su tutto e su tutti. In questa continua e massacrante prova di resistenza, solo l'alcol e i piaceri della vita notturna, ai quali si abbandona senza misura, gli procurano un momentaneo sollievo. Così scrive alla moglie Lina. Educa i bambini nella fede per il Führer e per la Germania, nel ferreo rispetto dei principi fondamentali delle SS. Insegna loro a essere duri verso se stessi, a nutrire bontà d'animo verso gli individui del nostro popolo, a essere inflessibili contro tutti i nemici in patria e all'estero. Heydrich, il capofamiglia, il padre premuroso, l'amante appassionato del violino e della musica da camera, è quasi un altro uomo. Vorrebbe forse essere diverso da sé, conciliare l'inconciliabile. Quando Heydrich prendeva il violino, il volto gli si rischiarava. D'un tratto lo sguardo, solitamente duro e tagliente, la mimica facciale e gli occhi si scioglievano e diventava un uomo completamente diverso. Covavano due anime in un unico petto. Ma Heydrich è prigioniero di una diffidenza ostile. Vede dietro ogni cosa intrighi e insidie da parte di nemici nascosti. È convinto che la vita sia esclusivamente lotta, che solo i più forti abbiano diritto di sopravvivere. Raccoglie con maniacale ostinazione informazioni su tutti. Ha centinaia di informatori. Ha un dossier su Hitler e uno su Himmler. Organizza in continuazione a Berlino riunioni private. Fa accomodare i suoi ospiti in un salotto con doppie pareti, microfoni e una trasmittente.
Ogni parola detta durante quei colloqui è registrata e trasmessa a una centrale. Die Wahrheit war, dass die Gestapo allgegenwärtig war. Il fatto è che la Gestapo era onnipresente da quel momento fino alla liberazione. Gestapo voleva dire Terzo Reich. Era il nome in codice della Germania hitleriana, della Germania nazista, del terrore. Das war ja auch charakteristisch für ein solches System, nämlich dass es appellierte ja ununterbrochen. Un tratto peculiare di un sistema del genere era quello di fare leva incessantemente sul lato più malvagio dell'individuo. E in questo rientrava anche la calunnia ai danni del proprio vicino. Leggendo gli atti, sembra di essere nel Medioevo o durante l'Inquisizione. La delazione era incoraggiata e questo faceva sì che anche in una lite personale tra vicini di casa bastava che uno dei due denunciasse l'altro per fargli passare dei guai seri, se non peggio. Heydrich è abile, non lascia mai trasparire la propria personale ambizione. Lavora all'ombra di Himmler. E se il capo delle SS è convinto di aver trovato in Heydrich lo strumento ideale per fare il lavoro sporco, per risolvere le questioni più spinose, per spianargli la strada verso il potere, Heydrich, dal canto suo, considera Himmler una semplice pedina per i suoi piani. Himmler era il suo capo. Grazie a Himmler era diventato agente di collegamento, guadagnando posizioni sempre più prestigiose. Ma era un rapporto reciproco. Himmler sapeva bene che senza Heydrich egli stesso non avrebbe mai raggiunto una posizione tanto forte. Spesso Heydrich non condivide i progetti di ristrutturazione della SS voluti da Himmler. Le discussioni tra i due si trasformano in scontri violentissimi. Su una cosa però i due trovano un perfetto accordo. Le Schutzstaffeln devono diventare una perfetta e incontrollabile forza di polizia all'interno del Terzo Reich. Himmler doveva fare quello che diceva Heydrich, se voleva raggiungere il suo scopo di fare pulizia nel partito, ripulirlo dagli avversari del partito. In un solo anno, Heydrich riesce a estendere la sua influenza sulla polizia politica di tutti i Länder. È il 1938. A soli 32 anni è uno degli uomini più potenti e temuti del Terzo Reich. Organizza, grazie a una fitta rete informativa, un gigantesco sistema di sorveglianza che controlla prima tutta la Germania e poi gran parte dell'Europa. Emil Brune, socialista, ha modo di sperimentare sulla propria pelle cosa sia un interrogatorio della Gestapo. Uno dopo l'altro venivano fatti scendere dalle loro celle. Spesso questo avveniva di notte. Quando venivi interrogato di notte, di solito ti pestavano e ti torturavano in tutti i modi possibili. Lo facevano di notte, di modo che il vicinato non sentisse. Anche Hermann Laubsin viene arrestato. È un membro di un gruppo sportivo di lavoratori. È considerato un nemico di Hitler. Hermann Laubsin resta per settimane nelle mani degli uomini della Gestapo. Si andava nello scantinato. E sotto lo scantinato c'era un altro piano ancora. Quando mi hanno portato là sotto, ho pensato, ci siamo, qui non mi sente nessuno, posso urlare quanto voglio. Adesso succederà sicuramente qualcosa. E infatti hanno cominciato. Adesso ci dici tutto. Uno si sedette sul tavolo, in un angolo c'era un tavolaccio. L'altro cominciò ad arrabbiarsi. Nel frattempo erano arrivate due SS con dei frustini da fantino. E cominciarono a picchiarmi. Mi tolsero la giacca e mi costrinsero a salire sul tavolo in modo da potermi colpire meglio.
A quel punto mi sono detto, devi resistere, devi sopportare, non devi tirare in mezzo nessuno. Prima o poi si stancheranno, questo pensavo. E infatti alla fine si sono stancati. Ma subito ne sono venuti altri due e hanno ricominciato da capo. Non so quanto uno possa resistere. Avevo la schiena tutta piegata e ogni colpo su queste ferite era un supplizio. Non era un colpo, era un vero supplizio. Nelle prigioni, i detenuti hanno lasciato le tracce della loro disperazione incise sui muri delle celle. Le ore sembrano anni. Questo luogo conosce solo gemiti. In questa afflizione il riso si spegne, non splende più. Quando finirà questo tormento? Sono qui e non so perché. Ricordo ancora che vicino a me c'era un altro detenuto, il quale era stato chiamato di sotto e dopo mezz'ora tornò col sangue che gli colava su tutto il volto. L'avevano pestato così tanto che il sangue gli usciva da tutti i pori. Poi mi ha raccontato quello che ha dovuto subire. Lo accusavano di aver ricevuto due volantini, due pubblicazioni illegali. Diceva, io ne ho ricevuto solo uno, ma quelli mi hanno lo stesso pestato a sangue. Ralph Giordano viene arrestato 6 volte dalla Gestapo. Per Heydrich vale lo stesso che per tutti gli altri. Era come Himmler, come il comandante del lager di Auschwitz, Höss. Tutti padri premurosi. Che fossero brutali si vedeva. Quello che non si vedeva era la loro inumanità. Erano persone con degli interessi, delle passioni. Di Heydrich si sapeva che aveva interessi culturali. Come si conciliano queste cose? Come si spiega questa cesura, questa schizofrenia? Heydrich ora ha carta bianca. Impone il suo sistema di controllo. Vuole dimostrare che la sua idea funziona. Applicare i suoi metodi anche alla deportazione degli ebrei. Organizza uffici centrali di controllo e per l'emigrazione nella Vienna occupata dalle truppe del Reich. Chi vuole emigrare può ottenere in questi uffici tutti i documenti necessari. Il prezzo, patrimoni e proprietà. Consigliai ai capi del servizio di sicurezza un sistema per accelerare l'emigrazione degli ebrei. Dissi, perché non fate dei centri di raccolta? Mettete lungo un tavolo tutti i subagenti di viaggio, l'intendenza di finanza, i funzionari del consolato e così via. Accolsero l'idea con entusiasmo. Oggi invece non ne sono più tanto fiero. C'è poco da vantarsi per aver pensato a quegli uffici, ma è così che andò. La cosa fu organizzata immediatamente, le pratiche di emigrazione vennero accelerate notevolmente. Ci fu indubbiamente un movimento favorevole all'emigrazione, composto in particolare da noi giovani. Pensavamo che dovessimo andarcene al più presto. Invece gli anziani, ossia genitori e parenti, volevano restare. Qui abbiamo la casa, questa è la nostra patria. Mio padre si riscaldava tutto. Figliolo, io ho combattuto per la nostra patria tedesca e resto qui. Erano tanti quelli che non avevano nessuna intenzione di andarsene. 24 gennaio 1939. Heydrich accetta l'incarico per la cosiddetta soluzione finale del problema ebraico. Con fredda e metodica meticolosità si mette al lavoro. Qualcuno sostiene che sia stato proprio Heydrich a inventare questo macabro giro di parole, questa formula burocratica sotto la quale catalogare il più orrendo crimine nella storia dell'umanità. Heydrich vede ovunque nemici, i più pericolosi, gli ebrei. Dice, sono insopportabili nell'anima e nella mente e devono essere eliminati, relegandoli per il momento in Palestina. E aggiunge, come nazionalsocialista sono un sionista. Per le sue vittime è un'affermazione che ha il sapore di una terribile beffa. Thank you.
Primo settembre 1939, la Germania invade la Polonia. La Seconda Guerra Mondiale ha inizio. La guerra rende Reinhard Heydrich più potente che mai. Diventa capo della nuova centrale del terrore, l'ufficio per la sicurezza del Reich. Anche gli agenti di polizia vengono chiamati al fronte. Il 102° battaglione della riserva della polizia di Amburgo affianca le SS, dà una mano a fucilare gli ostaggi, esegue le condanne a morte. 200 morti al giorno sono ancora troppo pochi per Heydrich. Come egli stesso dichiara, vuole rendere inoffensiva l'intera classe dirigente polacca. Razzie, arresti, esecuzioni, routine quotidiana per i reparti di polizia in tempo di guerra. Heydrich non si accontenta più di deportare gli ebrei. La Polonia deve essere il preludio all'annientamento di massa. Maggio 1941. Nel castello di Precz, in Sassia, Heydrich istruisce i capi dei suoi gruppi speciali. L'ordine è liquidare gli ebrei in Unione Sovietica. Fra di essi ci sono membri del servizio di sicurezza, delle Waffen-SS, della Gestapo, della polizia giudiziaria e della pubblica sicurezza. Molti sono all'oscuro di ciò che li aspetta. Già sapevamo che in caso di necessità saremmo stati mandati al fronte. E poi a un certo punto ci dissero che avremmo dovuto garantire la sicurezza nelle retrovie contro partigiani o scovando elementi allo sbando dell'Armata Rossa. Per me, come per gli altri miei compagni, quello fu un trauma inimmaginabile rispetto alla nostra visione della vita e del mondo. Era qualcosa di inconcepibile. Fino allora avevamo creduto che simili massacri appartenessero al comunismo. Adesso invece era proprio il popolo civile tedesco a praticare quei metodi. Libau, Lettonia, luglio 1941. Saremmo state 200 persone e all'improvviso ci ordinarono tutti gli uomini fuori. Mio padre ha cominciato a piangere, mi ha baciata, mi ha dato il suo orologio. Sapeva che era arrivata la fine. Queste immagini documentano la strage di Libau. Sono state girate da un ufficiale della Marina tedesca. Ho visto quando li hanno giustiziati. Mi trovavo a soli 100-150 metri di distanza. C'era un sentiero nei boschi dove era nascosto il nostro veicolo. Da lì abbiamo visto tutto. Dovevano avanzare per 20-30 metri fino alla fossa e aspettare che il plotone fosse pronto. C'era sempre un grande tumulto quando quelli che erano più in alto dovevano scendere. Piangevano come disperati. Presi il suo cappotto e andai fino alla prigione. Lì c'era il poliziotto. Gli dissi: senta, ieri mio padre è stato portato qui. Mi faccia questo piacere, dia questo cappotto a mio padre. Si chiama Mergowitz. Quando è stato arrestato suo padre? Ieri, più o meno alle 5, rispondo io. Allora, signorina, a quest'ora suo padre non ha più bisogno del cappotto. Settembre 1941. Reinhard Heydrich fa ancora un passo avanti nella gerarchia del terrore. Hitler lo nomina sostituto protettore del Reich. Il suo compito? Stroncare la resistenza in Boemia e Moravia. Il suo ingresso in scena fu indubbiamente teatrale. Sembrava una star che saliva sul palcoscenico, accolta con tutti gli onori. Anche se la qualifica di sostituto non suscitava grande impressione, avevamo subito la sensazione che sulla Boemia fosse arrivato il prolungamento della mano di Hitler.
A Praga ora comandano le SS. Heydrich fa sorvegliare, interrogare, arrestare molti intellettuali cecoslovacchi. Ci sono molte cose da fare qui, dice. Il primo ordine, l'esecuzione di 400 condanne a morte. Per i cechi sarà per sempre il boia di Praga. La politica principale di Heydrich prevedeva la completa germanizzazione dei cechi. In altre parole, sarebbe nato un altro stato tedesco. Nelle sue intenzioni, il suo protettorato deve diventare lo stato modello delle SS, un esempio per tutti i territori occupati. Risiede come un sovrano nel castello di Praga. Qui si abbandona ai suoi sogni di dominio. Duomo di Praga, cappella di San Venceslao, un luogo sacro per tutti i cechi. Heydrich si fa consegnare la chiave del tesoro della corona. Un atto simbolico di totale sottomissione. Per i cechi, il massimo dell'umiliazione. Heydrich voleva mantenere la calma e l'ordine nel suo protettorato, in modo da sfruttare il più possibile la produzione di armi. Avremmo dovuto rifornire il fronte. Heydrich non poteva permettersi di deportare subito i cechi. Sostanzialmente voleva che restassero lì fino alla vittoria del nazionalsocialismo e del fascismo. In nessun momento i cechi sono stati dalla parte di Heydrich. È un po' diverso. Si sono lasciati comprare perché, in un certo senso, erano costretti a lavorare per l'industria pesante, ad essere la fabbrica d'armi della Germania. E per questo venivano pagati meglio e trattati meglio. Questo però non significa affatto che fossero contenti o che avessero cambiato atteggiamento. Sono due cose distinte. Essere opportunisti non significa adottare il punto di vista del nemico, bensì servirlo in cambio di qualcosa. Tutti i segni parlano ad Heydrich di vittoria, ma la resistenza non si ferma. Heydrich non riuscì a stroncare la nostra resistenza. Noi continuavamo a combattere contro i nazisti. Certo, i morti erano tanti, ma noi comunisti e il movimento Sokol non ci arrendemmo. Volevamo difendere la nostra terra con tutte le nostre forze contro i nazionalsocialisti. Heydrich si è ormai reso indispensabile come specialista di stermini. È spinto da un'ambizione smodata, anche di fronte a vittime innocenti. Parla di un presunto obbligo a essere spietati. Tra i suoi nemici anche la Chiesa Cattolica. La burocrazia clericale cattolica, afferma, è pericolosa perché si insinua dappertutto e pervade ogni cosa. Agli ordini di Heydrich, la Gestapo perseguita impietosamente anche le suore. Come Helene Kafka, conosciuta da tutti come Suor Restituta. Suor Restituta è infermiera in un ospedale di Vienna. I pazienti la amano. Avevano vietato di affiggere il crocefisso, ma lei si era rifiutata. Per quei tempi era un fatto grave. Lei disse: appenderò il crocefisso ancora più in alto. Non sarò certo io a toglierlo dalle pareti. Quando Suor Restituta diffonde una canzone che critica il regime, viene denunciata da un medico. Negli archivi viennesi della Gestapo si è conservato il fascicolo che la riguarda. Helene Kafka è accusata di slealtà e di alto tradimento. Eravamo inorridite, ma soprattutto ignoravamo come sarebbe finita. Speravamo che l'avrebbero rinchiusa per 3 settimane o per 3 mesi e poi sarebbe tornata. Poi però ci siamo rese conto che non era così semplice.
Gli uomini della Gestapo le intimano di rinunciare ai voti religiosi, ma suor Restituta non cede. Viene condannata a morte, alla decapitazione. Le consorelle pregano per lei e presentano una domanda di grazia, ma è tutto inutile. 60 anni più tardi, il Papa la proclamerà beata. 20 gennaio 1942, ancora un passo avanti verso il baratro. 14 alti burocrati dei principali ministeri del Reich si riuniscono in segreto in una villa sul lago Wannsee, nei pressi di Berlino. Scopo della riunione è discutere i particolari organizzativi del genocidio. Uccidere, eliminare, annientare, questi gli argomenti in esame. Presiede Heydrich. La soluzione finale della questione ebraica in Europa, afferma, riguarda circa 11 milioni di ebrei. E ripete: abbiamo l'obbligo di essere spietati, anche di fronte alle vittime più innocenti. Non esistono ebrei innocenti. Per il compleanno di Hitler nel 1942, a Heydrich viene consegnato in regalo un treno ospedale. Questo è uno dei suoi rarissimi discorsi pubblici. Ich bin der Überzeugung, dass damit seitens der Bevölkerung Böhmen und Mährens sinnbildlich jene aufrichtige Gesinnung und Reichstreue zum Ausdruck kommt, die Sie, Herr Staatspräsident, in echter Wenzel-Tradition verkörpern. Heydrich è sicuro di sé, rinuncia alla scorta armata. Va ogni giorno a Praga, dalla sua residenza principesca di Panenske Bresani, a bordo di un'automobile scoperta. È proprio l'atmosfera troppo pacifica che si vive a Praga che tradirà Heydrich. I patrioti esuli cecoslovacchi in Inghilterra organizzano, con l'aiuto dello Special Operation Executive britannico, l'attentato a uno dei principali luogotenenti del Führer. Sugli altipiani scozzesi, soldati cecoslovacchi in esilio si addestrano per formare una squadra speciale da impiegare in patria. Scenderanno col paracadute e dovranno porre termine al governo di Heydrich. Il nostro compito era addestrare gli uomini fino all'ultimo momento, fino all'intervento, in modo da curare il più possibile ogni particolare e garantire il successo della missione. Due agenti cecoslovacchi, Jan Kubisch e Josef Gabčík, partono in aereo da Londra e si fanno paracadutare di notte nelle vicinanze di Praga. La mattina del 27 maggio 1942, dopo aver osservato per giorni gli spostamenti di Heydrich, aspettano l'auto su cui viaggia a un tornante. Quando la macchina rallenta, Josef Gabčík viene allo scoperto, impugna una mitraglietta smontabile Sten e preme il grilletto. L'arma si inceppa. Il suo compagno, Jan Kubisch, corre verso l'automobile e lancia una granata. La bomba colpisce l'auto ed esplode. Heydrich, rimasto ferito, cerca di inseguire i suoi attentatori prima di accasciarsi a terra. Dopo aver sparato a entrambe le gambe dell'autista, Kubisch e Gabčík riescono a fuggire indisturbati. Vicino ai rottami della Mercedes giace ferito uno degli uomini più potenti della Germania nazista. Uno dei miei uomini mi chiamò, dicendomi che a Lieben c'era stato un attacco contro un alto ufficiale delle SS e che questi era rimasto gravemente ferito. Non osava dirmi chi fosse questo ufficiale, ma non era difficile indovinare. Giunto davanti all'auto di Heydrich, vidi soltanto sangue. Vedi il sangue su tutta Praga, ma non solo su Praga, anche su tutta la Boemia e la Moravia. Eravamo prigionieri della nostra impotenza e credo che ognuno desiderasse che avvenisse un gesto del genere. Un gesto liberatorio che mostrasse a tutti che loro non erano poi così forti come sembrava. Thank you.
Commenting on the death of Heydrich, Dr. Benesch, Czechoslovakia's president, has promised retribution for the appalling Nazi persecution of his country. Heydrich is dead, so are hundreds of innocent Czechs. Tag nimmt Abschied von SS-Obergruppenführer und General der Polizei Reinhard Heydrich, dem stellvertretenden Reichsprotektor in Böhmen und Mähren, der einem feige angezettelten Mordanschlag zum Opfer gefallen ist. Heydrich muore 8 giorni più tardi per le ferite riportate. Nemmeno i medici inviati a Praga da Hitler e da Himmler sono riusciti a salvarlo. Nel suo discorso commemorativo, Himmler dice: era il migliore educatore della Germania nazista, un signore per nascita e maniere. Ha continuato la sua dinastia con onore. Così rivivrà nei suoi figli eredi del suo nome e del suo sangue. Ma in privato, il Reichsführer delle SS confessa: che paradosso seguire la bara di Heydrich tenendo per mano i suoi 2 piccoli bastardi di sangue ebreo. Quando abbiamo saputo della morte di Heydrich, all'inizio eravamo tutti felici. Nella nostra incoscienza giovanile non pensavamo affatto alle conseguenze. I 2 attentatori vengono traditi. Braccati dalle SS e infine circondati, Kubisch e Gabčík si suicidano. Ma la morte dei 2 attentatori non sazia la sete di vendetta dei soldati tedeschi. La rappresaglia è di una ferocia inimmaginabile. 1331 condanne a morte, tutti sacrificati in nome di Reinhard Heydrich. La sua crudeltà gli sopravvive. Per rappresaglia anche il villaggio di Lidice viene isolato. L'accusa: gli abitanti avrebbero offerto protezione agli attentatori. Tutti sanno che non è vero, anche gli uomini della Gestapo. Ma le SS giustiziano 172 uomini. Donne e bambini vengono prima deportati, poi divisi. Le donne finiscono nel lager di Ravensbrück. Non ne sopravvivrà nessuna. Arrivò il momento peggiore che una persona possa immaginare. Non solo per le madri, ma anche per noi bambini. Le donne furono costrette a cedere il bene più caro che avessero, il proprio figlio. I bambini di Lidice verranno rinchiusi in un lager laboratorio e saranno usati come cavie. Dopo il massacro, il villaggio viene raso al suolo. Con Heydrich scompare uno dei più famigerati e sanguinari capi delle SS, ma le Schutzstaffeln proseguono senza sosta il loro criminale percorso di morte. Sono sempre più uno Stato nello Stato, come voleva Himmler, uno Stato in cui ognuno ha compiti diversi e macabre specializzazioni, come le SS combattenti, o Waffen-SS, e le SS teste di morto, o Totenkopf. Le prime duramente addestrate alla guerra, le seconde addestrate a svolgere gli incarichi più crudeli e indicibili. Adolf Hitler aveva dichiarato: nel nostro Reich del futuro, le SS e la polizia possiederanno l'autorità necessaria solo se avranno un'impronta di tipo militare. Per questa ragione sarà necessario si battano al fronte allo stesso modo dell'esercito e facciano sacrifici di sangue come qualsiasi altro corpo delle forze armate. Fedeli e obbedienti, le Schutzstaffeln diventano un esercito, una falange nera. Sono i soldati del Führer.
La Wehrmacht avanza con rapidità, seguita da reparti armati delle Waffen-SS, le unità combattenti. Uomini che sono stati addestrati alla crudeltà, che hanno già servito il Führer nei campi di prigionia. Entreranno in azione nei territori occupati. Soprattutto nelle campagne. Arresti, persecuzioni, esecuzioni di massa, una scia di sangue. Eppure, entrare nella Leibstandarte Adolf Hitler, la prima sezione delle Waffen-SS, far parte dell'elite dei soldati del Führer, per molti, è ancora un grande onore. Quando ricevetti la cartolina di precetto, per la contentezza ho cominciato a correre per tutta la casa e poi per tutta la città. Alla visita ne prendevano solo 3 o 4 su 80. Gli altri andavano nella Wehrmacht, non nelle Waffen-SS. I più ingenui pensano che arruolarsi nelle Waffen-SS possa rappresentare un'opportunità di lavoro per il futuro, che una volta finita la guerra, il male, la crudeltà, la morte, tutto venga cancellato, dimenticato. A mio padre dissi: e se entrassi nell'SS? Per 4 anni si può anche fare. È come se andassi a scuola e poi esco che sono impiegato. Per amor del cielo, mi rispose. Forse aveva già capito tutto. Ma alla fine ho fatto come volevo. Tra 4 anni torno che sono un funzionario. Ma le SS non sono un esercito di futuri burocrati del Reich. Hitler e i generali avevano sempre assicurato che la Wehrmacht sarebbe stata l'unica forza armata dello Stato. Ora però era evidente che accanto alla Wehrmacht si stava organizzando una forza che contendeva il potere all'esercito. Giugno 1941, aggressione contro l'Unione Sovietica, la guerra nella guerra, l'annunciata campagna di Hitler contro giudaismo e bolscevismo. Il soldato Harry Seidel viene mandato in Russia. Non avevamo idea di cosa avremmo dovuto fare. Sapevamo soltanto che saremmo andati in una unità incaricata della sorveglianza, della sicurezza. Poi pian piano abbiamo cominciato a capire di che si trattava. Nelle retrovie marciano i cosiddetti Einsatzgruppe. Il loro compito, eliminazione dei civili, in primo luogo ebrei. Luglio 1941, paludi del Pripet, nella Russia bianca. La Wehrmacht raggiunge i dintorni di Pinsk, seguita dalle SS a cavallo. I tedeschi arrivarono su cavalli bianchi. Questo me lo ricordo bene. Attraversarono il nostro villaggio e proseguirono verso Ivanishi. A quanto pare erano pratici dei posti, perché avanzavano senza esitazione. Poi sentimmo un trambusto e le urla. Col pretesto di cercare i partigiani, le SS a cavallo fanno irruzione nei paesini. Guardai dalla finestra e vidi quello che stava succedendo. Davanti c'erano quelli delle SS. Dietro un autocarro nel quale avevano incatenato le madri, seguite dai figli, anch'essi incatenati. Di lato c'erano altri soldati tedeschi a cavallo e vidi che i cavalli avevano gli zoccoli sporchi del sangue delle vittime.
Gli ebrei vengono portati fuori del paese per essere fucilati, qui come nel resto della regione, come nel resto d'Europa. Ho visto le persone costrette a scavare la propria fossa. Le ho viste con i miei occhi. A gruppetti di 5 o 6 dovettero scavare buche che arrivavano loro quasi alla vita. Poi i tedeschi urlarono: basta così, e quindi balla ebreo. E qualcuno cominciò a suonare l'armonica a bocca. Meine liebe Augustin, Augustin. E mio padre mi disse: vedi Nina, queste sono le SS. Ecco come vengono presentati i reparti a cavallo nei cinegiornali di propaganda nazista. Un ferito lieve. Questo ha il raffreddore. Ai soldati delle SS, a questi uomini che sembrano aver smarrito ogni umanità, viene costantemente ripetuto: la vostra missione ha un fine superiore. Il Führer e il Reich ve ne saranno per sempre riconoscenti. Chiedevo come riuscissero a fare quello che facevano agli ebrei. Mi rispondevano: lo so, il nostro è il compito più difficile. Ma noi siamo i servitori più fedeli del Führer. Per il Führer siamo disposti a fare anche le cose più spaventose. Zlosov, Ucraina occidentale. Le SS alimentano l'odio della popolazione contro i concittadini ebrei. Agosto 1941, Zitomir, sempre in Ucraina, impiccagione di presunti partigiani. Io ho... arriva l'ordine, cominciare domattina. Si ubbidisce. Ci dicono di che cosa si tratta. Ed erano tanti che venivano impiccati per aver commesso questo o quel reato. Per noi la cosa finiva lì, era normale. Uno dei carnefici scrive a casa: Kati, sorella cara, ci hanno dato un altro incarico. Dobbiamo fucilare tutti gli ebrei in un raggio di 150 chilometri. La settimana scorsa a Minsk ne abbiamo fatti fuori 14.000. Ne avremo di cose da raccontarci quando ci rivedremo. Gli Einsatzgruppe proseguono la loro marcia. A luglio arrivano a Kiev insieme alla Wehrmacht. Mia madre non voleva ammetterlo. I tedeschi erano già stati in Ucraina nel 1918 e in quell'occasione non avevano torto un capello alla popolazione civile. Diceva che i tedeschi erano un popolo civile e che non avrebbero permesso che ai cittadini comuni succedesse qualcosa. 29 settembre 1941, rastrellamento degli ebrei di Kiev. Mia madre mi disse: cerca di metterti in salvo. Io e Mujan non ce la facciamo più. Aveva gli occhi pieni di terrore. Le tremavano le labbra.
Ciò nonostante riuscì a restare calma, quasi distaccata. Non dimenticherò mai l'espressione del suo volto in quel momento. Il massacro sul bordo del burrone di Babi Yar. Le persone furono fatte spogliare, portarono via i loro vestiti. A ridosso del burrone c'era una parte pianeggiante. Le persone furono disposte in fila davanti al bordo del precipizio. In fondo c'erano i fucilieri che sorvegliavano tutto. Chi non cadeva giù nel burrone veniva spinto con il calcio del fucile. Ho visto portare una coppia di anziani su un carro. La donna era sotto una coperta e muoveva affannosamente le mani. Era chiaramente molto malata. Il marito era seduto accanto a lei. Sono stati portati tutti e due direttamente sul bordo del precipizio, fra le risate e gli schiamazzi, e buttati di sotto vivi. Il bilancio di due giornate di esecuzioni. 33.771 morti. Più tardi sono tornato al burrone. Ho fatto due o tre foto di quello che c'era sotto e poi sono dovuto andare via. A noi la cosa non riguardava, non erano fatti nostri. Beh, se io fossi stato fra quelli che hanno sparato, non sarei venuto a dirglielo, probabilmente. Consideravamo quelle cose necessarie. Sono ebrei, sono bolscevichi. L'unica cosa da fare è sparare. Non avremmo potuto fare diversamente. Non c'era niente da fare. Avremmo potuto cambiare qualcosa. Al fronte si combatte, si soffre, si muore. Incuranti delle perdite, le Waffen SS si gettano all'attacco. Come ricompensa, una visita a Parigi, in posa per le telecamere del cinegiornale. Eravamo contenti che fosse finita. Contentissimi. Eravamo talmente contenti che ci siamo ubriacati per diversi giorni. Il fatto è che avevamo una gran voglia di dimenticare tutto. Volevamo tanto poter dimenticare. Questo filmato è stato trovato in un archivio privato. Immagini che non sono destinate ai cinegiornali. Le Waffen SS continuano a razziare, perseguitare, annientare le popolazioni civili dei territori occupati. Ad esse si affiancano le Totenkopf, le SS testa di morto, assassini crudeli e spietati che non si fermano davanti a niente. Il dubbio che in quegli ordini di morte e di annientamento ci sia un eccesso di sadica crudeltà si fa timidamente strada nelle menti di alcuni. Ma nessuno parla, nessuno si oppone. La fedeltà a Reich è l'onore per un SS. Un ordine non si discute. Mai.
Eppure, quel continuo spettacolo di orrore e di morte si fa sempre più opprimente, anche per gli occhi di alcuni fedeli servitori del Führer. Tantissimi volevano darsi i malati. Ogni giorno erano più di 30, a volte anche 50, 60, che avrebbero voluto darsi i malati, ma normalmente solo una piccola parte si presentava e a questi veniva data qualche pasticca. Qualche soldato si toglie la vita. La situazione comincia a farsi pericolosa. Troppo orrore può portare a fughe e defezioni. È necessario, dice Himmler, trovare metodi di morte più efficaci e soprattutto impersonali. L'uso del gas si dimostra subito come il più adeguato. È a Oranienburg, 35 km a nord di Berlino, che si insegna a usare i gas benefici. Questa è la scuola in cui vengono accuratamente preparati i giovani allievi del terrore. Tra gli altri, Hans Stark. Mio fratello arrivò ad Auschwitz. Il comandante Hess lo ricevette e gli chiese quale fosse la sua occupazione. Rispose che era studente, che faceva studi superiori. Ottimo, commentò. Allora lei può occuparsi dell'accoglienza dei prigionieri. E così mio fratello, all'età di 17 anni, divenne responsabile dello smistamento dei detenuti. Un 17enne, arbitro e padrone della vita e della morte di migliaia di persone. Hans Stark proviene da una famiglia di modeste origini. A casa sperano che si faccia strada. Mio padre era contento di poter presentare suo figlio a parenti e conoscenti come membro dell'SS, un corpo scelto del Führer. Ovviamente anch'io ne ero orgoglioso. Una volta andai al cinema con lui. Il giorno dopo i compagni di classe mi chiesero: «Ma chi era quello che stava con te ieri al cinema?» Quando ho detto che era mio fratello, hanno fatto un di ammirazione. Hans Stark è uno studente modello. Con scrupolosa coscienza si prepara a sostenere gli esami di maturità. È il marzo 1942, quando si reca al liceo Justus Liebig, ha indosso l'uniforme delle SS Testa di Morto, cucita dai prigionieri del Lager. Svolge il tema la liberazione della Germania dalle catene del Trattato di Versailles da parte di Adolf Hitler. È bravo, preparato a dovere, dalle sue stesse vittime. Dovevamo aiutarlo, soprattutto con la letteratura tedesca, con Goethe o Schiller. Quando però gli davamo delle risposte, non riusciva proprio a capacitarsi che dei polacchi potessero conoscere Goethe o Schiller. Superato l'esame di maturità, Hans Stark torna al suo lavoro di aguzzino. Non faceva che picchiare i prigionieri. Spesso lo vedevamo con la compagnia di disciplina al blocco 11, dove i prigionieri venivano fucilati. Era più brutale delle altre SS. Avevo quasi l'impressione che, essendo così giovane, volesse dimostrare di essere una vera SS. Quando tornava dopo i massacri, era estremamente tranquillo. Si lavava le mani, si sedeva alla sua scrivania e fumava, anche se non era affatto un fumatore. Faceva profonde tirate, inspirava ed espirava, senza dire una parola. Poi usciva e tornava solo dopo alcune ore. You
Stark non ha mai mostrato pietà. Anzi, si burlava di quelli che, saliti sulla rampa, imploravano pietà. Si comportava come se fosse solo una ragazzata. Ma come fa una persona istruita ad essere tanto brutale? Estate 1943. Una troupe cinematografica a Dachau, in Baviera, è accompagnata dalle SS, sentinelle del Lager che giocano a calcio. A pochi metri, l'orrore. Questi uomini non sanno? Non vogliono sapere? Approvano? Non posso accusare tutti dicendo: voi sapevate quello che succedeva ad Auschwitz, quello che succedeva a Treblinka, ma quello che succedeva nel Reich lo vedevano tutti quanti. Ogni tedesco ha visto le sinagoghe in fiamme nella propria città, gli ebrei caricati su camion e portati via. Come facevano persone che normalmente conducevano una vita normale, che non erano sadiche? C'erano anche i sadici veri, ma ad Auschwitz non erano molti. Come facevano a vivere in un clima di sterminio quotidiano? Incitavano i più giovani a pestare più che potevano. Chi faceva quello che ci si attendeva andava in licenza premio. Era questo il meccanismo perverso. Un sopravvissuto all'orrore di Auschwitz racconta a proposito dell'ufficiale che era costretto a servire. Quando a Schwarzhuber sfilavo gli stivali e lo aiutavo a togliersi la giacca e mi mettevo a pulire il suo ufficio, rimaneva solo con la maglia e sembrava un niente. Erano tutti delle nullità senza quella divisa. Erano niente, un bel niente. Come dicono i francesi, rien de tout. Quando gli rimettevo la giacca, si infilava gli stivali e si metteva il cappello. D'un tratto tornava ad essere un mostro, un pazzo furioso. D'un tratto tornavano ad essere i padroni del mondo. 1943, volontari provenienti da paesi satelliti e occupati dalla Germania vengono arruolati nelle Waffen SS. Sono le legioni SS, francesi, olandesi, danesi, norvegesi, fiamminghi. Viene costituita la divisione Viking, formata da volontari tedeschi. Dopo le gravi sconfitte riportate dall'asse a Stalingrado e in Nord Africa, le Volksdeutscher, le nuove unità delle Waffen SS, vengono costituite con volontari bosniaci, serbi e ucraini. L'ondata più grande di volontari c'è stata dopo che i governanti fiamminghi hanno invitato all'arruolamento volontario in primo luogo per la lotta contro il bolscevismo e poi per garantire alle Fiandre un posto adeguato nella nuova Europa. Un numero sempre maggiore di reclute dei territori occupati a ovest decidono di arruolarsi nelle Waffen SS. Non avevamo la più pallida idea di come fossero le esercitazioni e il servizio militare in Germania. Questo trattamento energico, inflessibile, che quasi annientava l'uomo, ci colpì profondamente. Ovviamente, certe cose le avevamo già studiate a scuola,
ma anche alla Junkerschule, alla scuola dei cadetti, ci insegnarono i principi e le idee del nazionalsocialismo. Essere in un gruppo d'élite ci rendeva orgogliosi, faceva parte del nostro mestiere di soldati. Per noi, ogni europeo che combatteva insieme a noi era uno dei nostri. Non esisteva più questa differenza. Ho avuto ai miei ordini anche sottocomandanti tedeschi che dovevano ubbidirmi nonostante fossi fiammingo. Non ha mai rappresentato un problema. Nelle Waffen-SS ci sono anche musulmani. Himmler ne va particolarmente fiero. Il loro compito è dare la caccia ai partigiani sui Balcani. Il requisito di germanicità qui non vale più. Tante SS anziane storcevano il naso nel vedere che i musulmani venivano ammessi fra la loro elite ariana dagli occhi azzurri. Ormai solo 4 soldati su 10 provengono dal territorio del Reich. Le Waffen-SS ora sono un esercito multietnico. Anche in Italia, dopo l'armistizio dell'8 settembre e la costituzione della Repubblica di Salò, gli alti comandi delle SS prendono in considerazione la possibilità di costituire formazioni militari con volontari italiani. Prima i volontari del Sud Tirolo, poi tutti gli altri. Civili e militari si presentano ai comandi tedeschi. Molti vengono inquadrati direttamente in unità operative. Combatteranno su tutti i fronti europei. Il Duce sa che l'alleanza con la Germania è compromessa. Teme che i tedeschi non permetteranno la rinascita di forze armate italiane. Chiede al Führer di costituire 2 divisioni della milizia fascista da mettere sotto il comando diretto delle Waffen-SS. Nascono così le SS italiane. Come le SS tedesche, quelle italiane prestano giuramento a Hitler e portano il teschio come distintivo. Hanno gli stessi gradi, ma portano mostrine rosse. I volontari italiani vengono addestrati secondo le norme militari tedesche e indottrinati secondo i canoni della dottrina nazionalsocialista. Ma in realtà quella formata dai volontari italiani è, nel quadro delle SS europee, forse per volontà stessa dei tedeschi, una formazione di seconda serie. Himmler non si degna mai di ispezionarla, non si cura di equipaggiarla adeguatamente. Gli uomini delle SS italiane hanno in dotazione un miscuglio di fondi di magazzino italiani e tedeschi. I 13 battaglioni di SS italiane sono dislocati su un territorio che copre parte del centro Italia e l'intera pianura padana. Solo 2 battaglioni di SS italiane sono impiegati dai comandi tedeschi in azioni di guerra. Il battaglione Vendetta sul fronte di Nettuno nel marzo 1944 e il battaglione Debica nel maggio dello stesso anno. Ma salvo questi 2 reparti, i tedeschi ordineranno alle SS italiane esclusivamente operazioni di polizia, massicci rastrellamenti, esecuzione di rappresaglie contro partigiani e popolazione civile. Numerose furono le stragi compiute dai nazisti in Italia, molte ancora impunite. Sul ruolo svolto dalle SS italiane si sta ancora indagando. Eppure su alcune stragi sembra recentemente accertato il loro coinvolgimento, la loro complicità. Alba del 12 agosto 1944,
Sant'Anna di Stazzema, paese dell'Alta Versilia. Quattro compagnie di SS del secondo battaglione arrivano in paese. Sono 300 militari ben addestrati, soldati che si sono fatti le ossa nei lager. Accerchiano il paese, bloccano tutte le vie di fuga. Ma gli uomini erano già scappati alle prime avvisaglie. In paese non ci sono che vecchi, donne e bambini. La vista di quella gente inerme e innocente non placa la voglia distruttiva di quegli uomini, anzi, ne eccita e acuisce la rabbia. Quando siamo arrivati proprio a Sant'Anna, al paese, siamo rimasti esterrefatti, veramente. Era un paese completamente distrutto moralmente. Le persone se ne erano andate, non potevano più star lì, perché nella piazza avevano raccolto più di 500 morti. L'avevano raccolti, l'avevano messi lì e l'avevano incendiati con le panche prelevate alla chiesa. E quindi c'era un odore tremendo di carne bruciata. E io, andando via di lì, a un certo momento vedo una porta spalancata con una signora a sedere lì. Sono andati via tutti, questa perché è rimasta. Sono entrato e sono rimasto sbigottito. Questa povera donna era seduta, le avevano squarciato la pancia, le avevano tirato fuori il feto, che era ancora legato alla madre dal cordone ombelicale, e l'avevano sparato un colpo alla tempia. 560 vittime, uno dei crimini più feroci e aberranti compiuti dalle Waffen SS nell'Italia occupata. Una strage a lungo taciuta, una storia dimenticata per 50 anni negli archivi della Procura Militare di Roma, in un armadio chiuso e girato contro un muro. Un armadio della vergogna, come verrà definito, ritrovato e riaperto solo nell'estate del 1994. La guerra ormai sta per finire, ma non è ancora tempo di pace. Il capo della gioventù hitleriana, Axmann, versa un ultimo folle tributo al Führer. 20.000 ragazzi per la guerra, una nuova divisione di SS. Quando fu creata, a noi quel nome Gioventù Hitleriana non piacque per niente, perché ci faceva sembrare dei ragazzini, mentre noi volevamo essere considerati dei soldati veri. Ai più piccoli non davano nemmeno le sigarette, del resto non fumavano. Gli davano caramelle, dolciumi. Gli alleati li chiamano baby soldiers, soldati bambini. They were fighters, really. Molti combatterono fino all'ultimo. Non mollavano mai. Ma ben presto, anche questi bambini, questi soldati bambini, si rendono conto che la guerra è perduta. I remember them marching down. Una volta ne facemmo prigionieri alcuni. And one of them yelled to me, "Oh." E uno mi passò vicino dicendomi: tutto procede come previsto. Vi facciamo sbarcare per buttarvi nella manica. Ma ben presto anch'essi si rendono conto che la guerra non sta andando come sperano. I tedeschi sono in rotta. Anche la leggendaria Leibstandarte Adolf Hitler di Sepp Dietrich. Es war keine Einheit mehr da. Non c'erano più unità, annientate. Keine Einheit da, es war keine Panzer. Non c'erano più unità né mezzi corazzati.
Ognuno cercava in qualche modo di tornare a casa. D'un tratto era crollato tutto. Era il caos più assoluto. Un caos von A bis Z. L'aeronautica degli alleati bombarda giorno e notte le città tedesche a ritmo incessante. La Germania è in fiamme. La supremazia aerea del nemico era schiacciante. Lei mi chiederà, a quel punto deve essersi chiesto che senso avesse continuare a combattere quella guerra. Ebbene, quella domanda me la faccio solo oggi. All'epoca nessuno se la poneva. In una guerra da tempo già perduta, vengono mandati allo sbaraglio anche i più giovani. Quando tornavano dalle operazioni erano la metà. Che aspetto avevano? Ricordo un ragazzino che mi morì fra le braccia. Gli chiusi gli occhi e poi mi misi a piangere come un vitello. Mi disse: «Dica al comandante della mia compagnia di scrivere a mia madre che sono morto da soldato valoroso, nella fede per il Führer e per la patria». Ora che tutto è finito, anche l'orrore dei lager, dei campi di concentramento, viene alla luce. Lo sterminio di milioni di persone, ma i colpevoli sono in gran parte spariti. Ci sono però vittime pronte a testimoniare. Come soldato dell'esercito americano, ho liberato molti campi di concentramento. Ho visto quello che restava degli stermini di massa a Buchenwald, a Ebensee, a Mauthausen. È stata un'esperienza che mi ha sconvolto, mi ha traumatizzato, che non mi ha più abbandonato. Sono immagini che fanno il giro del mondo. L'umanità intera è attonita di fronte all'enormità di questa tragedia. L'ira dei soldati americani contro le giovani sentinelle che hanno mantenuto la loro postazione. Non sono un sadista.
La cosa che mi interessava maggiormente era trovare uomini con un buon grado di istruzione, intelligenti. Non volevo portare sul banco degli imputati dei poveri soldati semplici ai quali era stato ordinato di commettere un crimine e che non erano in grado di rendersi conto di quello che facevano. Il mio ragionamento era che una persona colta e istruita fosse nelle condizioni di comprendere l'entità dei crimini che aveva commesso. In caso di vittoria sull'Unione Sovietica, esistono i piani che lo dicono, circa 90 milioni di slavi sarebbero finiti in balia della violenza nazista. Di questi 40 milioni sarebbero stati usati come schiavi lavoratori. Circa 30 milioni sarebbero stati eliminati e il resto sarebbero stati deportati e abbandonati oltre gli Urali, in Siberia. Ma non è andata così. Rimane incancellabile l'orrendo lascito di milioni di morti e dell'Olocausto. Rimane incancellabile, ancora oggi, il terrore che si associa al solo pronunciare quel nome. Schutzstaffeln, SS. Uomini che hanno creduto nel nazismo e in nome del nazismo hanno commesso atroci crimini contro l'umanità.